Il suo intervento ci ha portato nel mondo della videosorveglianza. Ecco, lei proprio come consulente è appunto un intermediario, no? Tra la legge e ovviamente i suoi clienti. Ha rimarcato alcuni aspetti che secondo lei, insomma, sono praticamente, diciamo, inattuabili poi, insomma, nella vita di tutti i giorni. Sì, in effetti la mia più grossa preoccupazione è che in particolare nel provvedimento che è stato emanato recentemente è stata un po' sottovalutata l'esigenza effettiva, ad esempio, della durata di conservazione. 24 ore oggi sono impensabili in una società dove la videosorveglianza viene installata in alternativa alle risorse umane e le 24 ore sono un termine di tempo veramente esiguo. Danno problemi sull'accesso agli interessati, danno problemi agli aziende o agli enti perché non si fa in tempo a dover andare a riverificare il tipo di evento per il quale si dovrebbe estrapolare la registrazione che già è stato cancellato. Ci sono dei problemi di sicurezza perché attualmente viene richiesta un rifrazionamento delle credenziali di accesso ai sistemi di videosorveglianza tra il titolare o comunque il responsabile della videosorveglianza e il rappresentante sindacale, e questo pone chiaramente tutta una serie di problematiche pratiche anche sulla fase di assistenza o di amministrazione del sistema di videosorveglianza, e queste sono problematiche che il provvedimento non ha sciolto e il legislatore meno che mai intende al momento affrontare, e quindi sono problemi effettivi. Abbiamo capito che lei si occupa di questa materia dal 2002 e ha creato anche un sito internet. Sì, io ho creato il sito consulentelegaleinformatico.it che tratta sia di diritto informatico che di privacy. Perché? Perché probabilmente c'è anche necessità di affrontare in maniera un pochino critica la materia, al di là dell'aspetto consulenziale, perché chiaramente fa parte del mio lavoro, ma sicuramente bisogna anche un pochino approfondire gli effetti pratici, laddove in particolare, prestandosi le tecnologie a delle modifiche molto veloci, la normativa non riesce a star dietro alle esigenze effettive.